Buongiorno ragazzi, mi fa un grandissimo piacere tornare a fare una recensione. Era da tanto che non ne facevo una, sapevo benissimo il periodo che stiamo vivendo, ma comunque Movie Maker per voi di nuovo qua con una recensione di un film stracriticato quest'anno. Vediamo cosa ne penso. Si chiama Cats di Tom Hooper del 2019, produzione americana. Allora, questo Cats qua io ne ho sentito di tutti i colori, è stato devastato per tantissimi motivi, recitazione, effetti visivi, l'adattamento delle facce sui umane sul corpo da gatti, che poi comunque sono attori, dei vari personaggi, tantissime altre critiche, ha trionfato, tra virgolette, ai Razzie Awards con 6 Razzie Award, che sono i peggiori film dell'anno, ha vinto tutte le migliori categorie. E ora vediamo cosa ne penso io. Allora, il regista è Tom Hooper, premio Oscar per il discorso dell'anno 2011. Nel 2012 ha fatto anche I Miserabili, con cui si è portato a casa 3 Oscar, I Miserabili un musical. E poi ha fatto The Darius Girl nel 2015 con Eddie Redmayne e, insomma, attori della Madonna, film non brutto, anzi ben fatto, non per tutti, però grandi film. Quindi la sua filmografia era ottima. Si è avventurato in questa versione cinematografica di un musical di Broadway, Cats, che io non ho mai visto, quindi, e vorrei vedere per poterlo poi confrontare con il film, poi lo vedrò e poi vi dirò cosa ne penso. Il film dura 110 minuti, come ho detto prima, produzione americana. Sì, devo tirare tirando le somme, lo boccio, perché comunque non è un film buono. Ma non è nemmeno questo disastro che ne parlavano. Il film si riesce a vedere, si può guardare, non è vomitevole. Certe coreografie non sono mal fatte. Le cose che non mi sono piaciute, sono soprattutto certi fondali che si vede che sembrano disegnati, a certe acrobazie dei gatti che si vede benissimo che sono fatte con i cavi, cioè non sono naturali. Il gatto ha un movimento naturale, io ne ho avuti due per anni. Quello non mi è piaciuto. Poi la fotografia invece la premio, Christopher Ross, molto bella la fotografia. Le musiche, vabbè, mi è rimasta impressa soltanto questa famosa Memory, la canzone importante. Le altre non mi hanno emozionato, manca l'emozione, manca un collagene che ti ha unito questo film con un discorso come si deve. Il film sembra fatto a episodi, sembrano vari spezzoni attaccati assieme senza un'emotività crescente. Manca quello, anche se le canzoni non sono male, manca un'emotività, manca la passione, quello si vede, secondo me manca la passione. Comunque dicevo, Jennifer Hudson, fantastica, si vede per pochissimo quando carta, veramente distrugge tutto. Molto bello il pezzo con Taylor Swift, che regge ovviamente il palco, perché alla fine fa una parte come se facesse un'interpretazione di un video musicale. Se era brava a fare questo, era brava a fare anche quello. Francesca Hayward, la debuttante protagonista, la promuovo, si vede che è una ballerina. Invece, ma non un po' deluso, Rebel Wilson fa sempre il suo personaggio, però sinceramente un po' spessa. Ian McKellen, Judi Dench, Idris Elba, niente di eccezionale, cose non male. Jason Derulo rispetto a Taylor Swift invece delude moltissimo, perché insomma non lascia niente che ti rimane impresso. E allora, il montaggio non mi è piaciuto, veramente mal fatto. Le musiche non sono trascinanti, come dicevo. Gli effetti visivi a volte sono belli, a volte sono brutti. Il discorso della faccia attaccata sopra i gatti si può accettare, ma non è quello il problema degli effetti visivi. Ci sono certi momenti che non sono ben fatti. Come dicevo prima, i fondali in certi momenti non sono naturali. Viene tutto corretto un po' dalla fotografia, ma non basta. E quindi questo film qua alla fine io lo boccio. Ma non lo boccio, non lo faccio passare come un disastro, come ho sentito parlare. Film sicuramente bocciato, bocciato, mettiamo qua il bollino, ma non questo disastro. Ho visto film molto peggiori. A questo film qua manca la passione. È fatto senza passione, manca un discorso di passione di fondo. Comunque vi consiglio di darci un'occhiata. Se vi piace il musical potete guardarlo. Molto bella la canzone Memory che ci sarà in 3 momenti. E niente, spero che questo mio consiglio cinematografico vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi ringrazio, vi dico mettete un like che mi fa molto piacere. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessun altro mio video e seguitemi su Instagram dove metto tutto di cinema e non solo. Alla prossima ragazzi, miau!